Buonasera a tutti, sono Maria Saia e alcuni di voi mi conoscono per Maria Cristina, il mio secondo nome. Ho 34 anni, sono un'operatrice del settore turistico, una cittadina messinese, siciliana ed europea. E ho vissuto diversi anni fuori, all'estero, ho lasciato questa terra col desiderio di avere una vita diversa, dove i diritti fossero diritti, dove il lavoro fosse lavoro pagato. E dopodiché, in tutto questo viaggiare tra Valencia, Londra, mi sono resa conto che in realtà volevo rimanere nel mio territorio e volevo arricchirlo di tutto quello che è possibile arricchire quando si è giovani, no? E prendendo come esempi le persone che avevo accanto, i proverbi anche. Mia mamma mi diceva sempre: forza dei giovani, consigli dei vecchi. Veramente me lo diceva in dialetto: forza dei giovani, consigli dei vecchi. E penso che in effetti quello che manca in questo territorio, in questa regione, nella nostra bella terra, soprattutto sono i giovani. Mancano tante cose, per la verità. Manca l'orgoglio, manca l'identità e poi mancano i giovani che con l'orgoglio e l'identità fanno crescere questa terra, la valorizzano e la vendono, perché fare turismo vuol dire vendere, no? Vendere armonia, un'armonia che io vedo per esempio a Marina di Ragusa, ma non vedo in altre cittadine, sicuramente non a Messina, che è la mia città, dove io purtroppo con questo lavoro di accompagnatrice turistica mi mortifico continuamente. Infatti ho deciso di non farlo più, perché è andare a portare i turisti in giro in dei tour che hanno a che fare con The Godfather, il padrino, o non lo so, per esempio andare a portarli sempre nei soliti posti, per me è svilente. Cioè, la Sicilia è molto, ma molto, ma molto altro. E quindi mi sono messa a lavorare ad un progetto turistico, in questo lavoro di un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo culturale. Ho incontrato una casa editrice che fa dei libri bellissimi e che cercano di accrescere davvero quelli che sono i valori e la percezione di essere in un territorio così ricco. Perché poi si arriva magari a 20 anni, come mi è successo, si va a Londra pensando di essere in una città davvero dove si sia soltanto da imparare, e invece ti parlano della pesca del pesce spada che è fatta a Messina. E allora ti inizi a pensare: ma scusate, perché voi parlate di questa cosa? Poi vai a fare questo master a Cordova, in Spagna, e mi parlano di Messina perché grazie a Messina il film di Tornatore, il nuovo cinema paradiso, grazie a Messina, oggi lo ritroviamo veramente in tutte le sale, perché era stato un film non capito. Però a Messina ci fu un proprietario di un cinema che invece investì in questo capolavoro e disse: ok, se entrate a vedere questo film e non vi piace, non pagate. Però se entrate e vi piace, allora pagate. E lì si riempì la sala, tutti gli altri che avevano già ritirato questo film praticamente lo rimisero di nuovo, e così si espanse questo film, divenne famoso in Italia e poi ovviamente, come sapete, divenne famoso ovunque. Quindi perché vi racconto queste cose? Perché mi sono successe e sono incredibili, no? Uno apprende la propria storia dagli altri che sono praticamente fuori, perché praticamente a casa mi insegnano tante cose. Mia nonna mi ha insegnato in realtà tantissime cose, fra cui anche fare il pane. Moltissimi genitori pensano che siamo antiquati se noi ci interessiamo delle nostre tradizioni, se noi ci interessiamo della nostra lingua, se noi ci interessiamo proprio di quello che sono le nostre radici, che poi davvero ci devono fare crescere e sviluppare verso l'alto. Mentre invece, dimenticando tutto questo, criticando quello che è la nostra tradizione anche di slow food, voglio dire i nostri prodotti tipici, il nostro mangiare da strada, con il McDonald's di turno, ci sentiamo veramente internazionali, siamo grandi se entriamo in un McDonald's. Cioè, ma veramente che cosa ci è successo? È una cosa che dice spesso Grillo, ma che cosa ci sarà successo?
abbiamo distrutto le nostre arance sanguinelle quando il mercato internazionale ci ha detto no, perché noi vogliamo, per i nostri succhi di frutta, vogliamo le arance di vaniglia. E allora noi che cosa abbiamo fatto in territori che avevano una storia? I Lentini, Francofonte, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso da bravi siciliani e li abbiamo tutti tagliati gli alberi, abbiamo piantato gli alberi che ci imponevano, che volevano gli altri, senza neanche pensare che magari potevamo insistere e invece dire loro di assaggiarle prima le cose o comunque di informarsi, perché quando hanno scoperto invece che l'arancia rossa era eccellente e aveva dei pigmenti importantissimi per la salute, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto di nuovo gli alberi di vaniglia e abbiamo ripiantato di nuovo gli alberi. Questo perché ve lo dico? Perché è vergognoso che noi riusciamo veramente a dimenticarci chi siamo, cosa siamo, che cosa abbiamo, come, perché? Perché succede questo? Cioè è proprio una dannazione per chi in qualche modo si è allontanato dal territorio. Penso che lo sia soprattutto per i meno giovani, che invece, come dire, hanno una consapevolezza più grande forse. Per questo ci hanno castrato. E per questo
detto, che cosa è successo al Senato?